Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un talk webinar di Motore Sanità. Oggi parliamo di un argomento molto importante. Il focus sarà sulla reumatologia, in particolare parleremo di terza dose del vaccino anti-Covid fino ad arrivare alla riforma, alla riforma sanitaria lombarda. Questa settimana, in particolare il 12 ottobre, è stata la giornata mondiale del malato reumatologico e quindi Motore Sanità, in collaborazione con Alomar, ci ha tenuto in particolar modo a riservare 2 ore per discutere delle domande che l'attuale pandemia ha fatto emergere. E quindi durante questo confronto andremo, diciamo, a sviluppare diversi argomenti sulla tematica. Io vado subito a presentare gli ospiti che interverranno oggi pomeriggio al tavolo dei relatori. Ringrazio tutti per essere presenti. Iniziamo da Fabio La Bologna, segretario 12ª Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, Carlo Borghetti, vicepresidente del Consiglio regionale, componente della terza commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia, Claudio Zanon, il direttore scientifico di Motore Sanità, Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della FIMGE, Oscar Massimiliano Epis, direttore del Dipartimento Medico Polispecialistico, direttore della struttura complessa di reumatologia dell'Ospedale Grande Metropolitano Niguarda, Carla Gambagnati Crossi, presidente GIS ODV lotta alla sclerodermia, Maria Grazia Pisu, presidente Alomar ODV, Associazione Lombardia Malati Reumatologici, che ringrazio in particolar modo per l'aiuto nell'organizzazione della giornata e dell'incontro di oggi, il professor Luigi Sinigaglia, past president della Società Italiana di Reumatologia SIR, e Silvia Tonolo, presidente ANMAR ODV, Associazione Nazionale Malati Reumatici. Allora, ringraziando tutti, io darei subito la parola a Fabiola Bologna, che ringrazio di essere tornata a Motore Sanità e di essere oggi qua con noi. Ciao Bologna. Grazie, ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito come sempre. Io ovviamente farò dei piccoli saluti iniziali, credo che questo sia un momento di riflessione molto importante perché chiaramente il malato reumatologico, abbiamo da poco appunto trascorso la giornata mondiale del malato reumatico e ognuno di noi credo nel suo ruolo ha incontrato le associazioni e i referenti insomma per discutere di quello che è il futuro anche di questa patologia cronica e come tutte le patologie croniche chiaramente siamo tutti attenti perché è chiaro che con l'avvento del PNRR e dei progetti legati al PNRR i malati cronici sono il focus principale. Speriamo davvero che questa sia una grande opportunità perché ci sono dei progetti molto interessanti che si stanno svolgendo, soprattutto partendo dalle case della comunità che noi speriamo anche nella nostra regione, in Lombardia, di portare a compimento. Vedo che cominciano ad emergere i vari progetti, credo che stiamo andando sulla buona strada, sicuramente mettendomi dalla parte dei malati, quello che loro vogliono è sicuramente avere un punto di accesso semplice, vicino, affidabile e comunque facilmente contattabile e credo che la casa della comunità per come è stata concepita vada in questa direzione. Ovviamente per avere tutto questo c'è bisogno del personale sanitario. Voi sapete che stiamo facendo una grande battaglia anche in Parlamento come parlamentari ma anche nella nostra commissione perché i fondi del PNRR sicuramente vanno a finanziare
quelle che sono le strutture, sia dal punto di vista della ristrutturazione, sia dal punto di vista, chiamiamolo, della logistica, un po' della diagnostica, della parte, chiamiamola anche, come dire, di innovazione tecnologica all'interno di queste case della salute, ma non sono, diciamo, come dire, non sono state destinate a quella che è l'incremento del personale sanitario che sarà necessario affinché queste case della salute funzionino bene. Ma non solo sarà necessario il personale sanitario dedicato, adeguato e anche formato, ma sarà necessario anche una governance abbastanza, come dire, visionaria, che sappia fare uno scatto culturale e capisca questo nuovo modello di attenzione al paziente cronico e non. Questa forma di cultura organizzativa nuova sarà davvero, secondo me, la vera sfida. Perché come medico posso dirlo, noi medici siamo abituati a lavorare un po' diciamo singolarmente, ognuno per le sue competenze. In questo caso si tratterà davvero di fare equipe, fronte comune, lavoro di squadra, e per questo io spero che nelle case della comunità vengano attivate da subito, parallelamente alla costituzione dell'equipe, anche una gestione operativa che, perché no, possa inserire anche l'ingegnere gestionale, che è una figura nuova, che però all'interno di modelli, come dire, innovativi, come quello che noi vogliamo costruire all'interno della casa della comunità, potrebbe essere importante all'interno della gestione dei flussi e dell'organizzazione insieme ai referenti medici, che poi è sanitari, infermieri e tutte le figure che faranno parte naturalmente della casa della comunità. Quindi io credo che il paziente vuole vedere il risultato finale, che è quello di essere preso in carico davvero, nel vero senso della parola. Abbiamo sempre tanto usato questa parola, che è quasi, come dire, un po' desueta, ma in realtà la dobbiamo davvero realizzare. Quindi spero che questa sia un'occasione. La patologia reumatica è praticamente un paradigma, e quindi naturalmente io sono molto curiosa di ascoltare tutto quello che voi direte oggi, e poi chiaramente di ricevere i vostri bellissimi report, perché sono stati per me sempre anche una fonte di ispirazione per dare un input anche alla mia commissione, e poi naturalmente nel contatto col Ministero della Salute, e perché no anche con le regioni, perché noi parlamentari, come dico sempre, avremo bisogno di avere più contatti con la parte anche regionale, per poi riportare a livello nazionale dai nostri territori le cose che si fanno. Quindi vi ringrazio come sempre per l'invito e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie mille a te Fabiola, è sempre un piacere averti, e soprattutto è un piacere ascoltare quello che hai detto e hai da dire. Io passerei subito appunto a un focus sulla Lombardia con il dottor Borghetti. Il talk webinar si intitola Focus Reumatologia, dalla terza dose del vaccino anti-Covid alla riforma sanitaria lombarda. Sono due grandi temi molto importanti ma molto attuali. Cosa ci può dire a riguardo? Sì, intanto voglio ringraziarvi e tanto vorrei essere sicuro che mi sentiate, solo un cenno o sempre questa preoccupazione. Benissimo. Grazie per questo invito. Volentieri faccio un passaggio anch'io sul tema della riforma sanitaria che stiamo affrontando nel Consiglio regionale della Lombardia, che tra l'altro ha proprio tra i punti importanti la discussione sul ruolo e l'implementazione delle case della comunità, come giustamente è stato ricordato nell'intervento che mi ha preceduto, perché abbiamo delle grandi aspettative sul funzionamento, sull'implementazione di questi nuovi luoghi per la presa in carico, che evidentemente, per esempio, anche per il paziente reumatologico cronico, potranno dare un servizio migliore di quello che non sia avvenuto fino ad oggi. E per quanto riguarda la Regione Lombardia, questo deve essere fatto in un servizio sociosanitario che si trasforma rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad adesso, con il ritorno in grande stile, mi viene da dire, speriamo, dei distretti sociosanitari, cioè di quella articolazione del servizio sanitario sul territorio in aggregazioni di circa 100.000 abitanti per ogni distretto,
che dovranno, tra l'implementazione delle cure primarie, il coordinamento delle case di comunità e il rilancio della riabilitazione, essere i veri e propri luoghi della regia tra il territorio, la sanità territoriale e l'ospedale, che noi ci aspettiamo facciano ripartire la presa in carico del paziente cronico in maniera più efficiente ed efficace. Ora, perché tutto questo avvenga, c'è bisogno davvero che ciascuno dei pezzi che stavo adesso citando faccia la sua parte. L'ospedale è importante perché dovrà fornire collaborazione attraverso anche gli specialisti che dovranno operare dentro la casa della comunità, ovviamente dentro le case della comunità o fuori, tutto questo ancora va definito con precisione, dovranno lavorare i medici di medicina generale. Sappiamo che c'è da una parte una resistenza a entrare nelle case della comunità, dall'altra parte più disponibilità, poi sentiremo anche l'importante esponente della FIMG cosa ci dirà a proposito. Io credo che non ci debba essere un modello rigido precostituito, l'importante sarà però rilanciare questa alleanza tra medici di famiglia, sanità territoriale e ospedali nella presa in carico del cronico. Dicevo, il distretto diventa l'articolazione territoriale fondamentale di riferimento, potrà essere anche per territori con una abitazione, con un numero di abitanti più rarefatto, un ambito che può arrivare persino a 25-30 mila persone, pensiamo alla Valtellina, pensiamo alla montagna, oppure pensiamo alle zone di pianura meno densamente abitate, oppure in città grandi come può essere la città di Milano, è verosimile che i distretti che saranno costituiti potranno ricomprendere anche un numero superiore di 100.000 abitanti. Però tutto questo, come dire, riguarda la cosiddetta governance, riguarda l'architettura del sistema. Nulla cambierà, e a me piace sempre dirlo, se oltre all'architettura del sistema non cambierà anche un po' la mentalità che sottintende alla presa in carico del paziente cronico, che deve evolvere secondo me in queste direzioni. Uno, la multidisciplinarietà, e quindi la presa in carico attraverso specialisti, figure professionali che non sono, per quanto riguarda il nostro caso di oggi, per esempio, il solo reumatologo, ma altri specialisti che devono prendere in carico il paziente reumatologico. Due, l'evoluzione, la mentalità di chi sarà in questa nuova grande avventura deve farsi forte di tutto ciò che la tecnologia e la cosiddetta sanità digitale ci mette oggi a disposizione. E quindi governance da una parte, e questo è il compito della riforma, collaborazione tra i diversi attori del servizio sanitario regionale, che sia pubblico che sia privato, all'interno di una programmazione più forte. Tre, innovazione e multidisciplinarità come, diciamo, software dentro cui buttare da buttare dentro a questa nuova governance per ottenere il risultato. Tutto quello che noi diciamo e di cui ci stiamo preoccupando e che sarà detto anche oggi ha una sola ed unica finalità: la migliore presa in carico, il miglior benessere della persona con patologia reumatologica, così come qualunque altra patologia cronica, perché spesso rischiamo di innamorarci delle soluzioni, degli strumenti, ma poi dimentichiamo di valutare il finale, che è quello che più conta, è quello per cui tutti noi lavoriamo, che è appunto la salute delle persone e il benessere quando la salute oltre un certo punto non può più essere recuperata. Grazie mille dottor Borghetti, grazie mille davvero. Io lascerei allora la parola al dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, per una piccola introduzione di scenario, come di nostra consuetudine, dato che ci ascoltano anche persone, diciamo, non addette ai lavori. Noi utilizziamo queste introduzioni di scenario per far entrare il nostro pubblico sull'argomento. Grazie mille, mi riallaccio solo un attimo a quello che ha detto Borghetti nel suo intervento, che ho apprezzato molto. Volevo solo, questa è la mia considerazione, dire che la legge 23 deve avere anche una revisione della legge 23, deve avere anche il coraggio di non cercare di buttare via il bambino all'acqua sporca, ma di fare dei passi indietro se alcune cose non hanno funzionato. Quello che stiamo assistendo è una proliferazione di mantenimento di strutture. Giustamente Borghetti dice il distretto sociosanitario, che è stato l'asse fondante, uno degli assi fondanti dell'833, ma però se manteniamo l'ATS, mettiamo il distretto sociosanitario
diamo alle SST la gestione della medicina nel territorio, unica esperienza credo in Europa in cui gli ospedali dati per acuti si dovrebbero occupare del territorio che si occupa di cronici, la sensazione è che tutto questo possa un pochino complicare quello che dei percorsi. Perfettamente d'accordo, perfetto. Che potrebbero essere molto più lineare, più semplice, insomma, altre realtà, e non c'entra l'ideologia qua, perché il Veneto e l'Emilia Romagna sono entrambi su molto più semplici come percorso, niente che andiamo a complicarci, perché poi per esempio l'ATS cosa fa se il distretto diventa il governo della medicina territoriale, cioè non si capisce bene neanche la SST, quindi questa è un po' comunque una sensazione che noi abbiamo avuto, che molti hanno, però voglio dire, faremo altri incontri sulla legge 23 per capire bene dove si va a parlare. Io chiedo alla regia di mandare allora delle diapositive, la prossima, in cui noi abbiamo così aderito in maniera entusiasticamente ad questo talk show per il semplice fatto che la giornata mondiale malato reumatico ci permette di riconsiderare alcune cose estremamente importanti legate alla cronicità e il malato reumatico, il classico paziente cronico, insomma, inserito all'interno anche del piano nazionale della cronicità, che deve vedere sempre di più proprio uno sviluppo continuo ed importante. La regione Lombardia comunque rappresenta un'eccellenza a livello nazionale in termini di centri di riferimento per quanto riguarda la presa in carico dei malati reumatologici. Le associazioni di pazienti, i clinici e la medicina territoriale però necessitano di una riorganizzazione dei percorsi assistenziali per questi malati e quindi un'implementazione di una vera e propria rete, così come si sta anche deliberando in altre regioni, alla fine che la rete reumatologica rappresenta il punto di riferimento per una presa in carico trasversale dei pazienti che deve andare oltre quel solito concetto del rapporto ospedale-territorio e naturalmente il solito concetto di spesa silos, che è un pochino contro quello che è una trasversalità di intervento nei confronti del paziente, sia dal punto di vista diagnostico, sia dal punto di vista della terapia, sia dal punto di vista assistenziale. Voglio solo ricordare, come ricordava Borghetti prima, distretto socio-sanitario significa non solo sanità, ma significa anche la componente sociale, infatti si chiamava così per questo, in cui sempre di più quelli che sono i bisogni di salute in generale e anche di tutela del cittadino vanno accomunati a quelli che sono i bisogni strettamente sanitari, terapeutici, e vanno in qualche maniera implementati e coniugati fra di loro, perché sennò avremo sempre due mondi che finiscono per non parlare e questo rende molto complicato quello che è il patient journal del paziente. La prossima. Allora, siamo di fronte però a una piccola rivoluzione. 20 miliardi dovrebbero arrivare per PNRR, di cui 10 miliardi per la medicina territoriale, circa 10 miliardi per la riorganizzazione di una parte dell'attività all'interno degli ospedali. Tutto questo naturalmente le case di comunità, gli ospedali di comunità e direi anche soprattutto l'home care, perché ricordiamoci che per l'assistenza domiciliare che andrebbe oltre l'ADI, quindi si pensa all'assistenza domiciliare anche complesse, vengono stanziate 4 miliardi. Bene, questo significa che per i pazienti reumatologici, da quel che abbiamo capito anche nei roadshow che abbiamo fatto nelle varie regioni in precedenti incontri legati alla reumatologia, si auspica naturalmente l'apertura di ambulatori qualificati su tutto il territorio lombardo, perché superata la fase acuta, approccio a livello specialistico, il follow up, il mantenimento in pazienti che hanno buon controllo della malattia dovrebbe essere maggiormente capillarizzato all'interno del territorio e i medici di base naturalmente giocano un ruolo estremamente importante, non solo per questa funzione di mantenimento dei pazienti in buona risposta, ma soprattutto per una diagnosi che più precoce è e più evita problemi ai pazienti reumatologici. Purtroppo, come vedremo, questa precocità nel nostro paese non è ancora completamente assicurata e questo naturalmente comporta delle azioni che devono riguardare tutti gli attori del sistema. La prossima. Quali sono quindi i punti incerti per il futuro? Per esempio, l'attuale pandemia ha fatto emergere delle criticità su cui riflettere e confrontarsi, a parte quelli che sono i ritardi dovuti ad situazioni di necessità, perché gli ospedali, soprattutto gli ospedali lombardi, hanno dovuto riconvertirsi per gestire quello che gli effetti pandemici, questo aumenterà le liste d'attesa, questo complicherà un ritorno alla normalità in tempi brevi,
però molti sono ancora punti incerti. Per esempio, per i malati reumatologici, quale approccio è previsto dopo le due dosi di vaccino? Il malato reumatologico, quando va incontro a un qualche cosa che stimoli la difesa immunitaria, ha sempre qualche problema, essendo la malattia reumatologica una malattia autoimmune. È necessario effettuare l'esame sierologico per verificare l'effettiva necessità di ulteriori dosi? È necessario procedere come, secondo molti, io la penso così, alla terza dose, considerando i malati reumatologici dei pazienti fragili? Difatti i malati reumatologici sono pazienti fragili. È normale il vaccino antinfluenzale? Quest'anno è indicato per i pazienti immunodepressi, si può dare il vaccino antinfluenzale insieme al vaccino per il Covid in pazienti anche con queste problematiche di carattere immunitario? La prossima. E in termini di possibili rischi e benefici, cosa ci dicono i dati oggi raccolti circa la vaccinazione anti-Covid nei pazienti reumatologici? Dobbiamo considerare che molte delle terapie che sono state utilizzate, che ancora vengono utilizzate nei pazienti Covid ricoverati seri, con media gravità o molto seri, sono addirittura utilizzano farmaci che derivano dall'uso all'interno dei pazienti reumatologici stessi. Il tocilizumab in primo luogo, ma molti altri sono entrati nell'armamentario terapeutico. Come valutare il rischio di riaccensione della patologia a fronte al vaccino? È necessaria una formazione HOC per le patologie coinvolte, essendo multidisciplinare? E quanto è importante il supporto a 360 gradi dei malati reumatologici? Per questi motivi, proprio in occasione della giornata mondiale, che come è stato ricordato, del malato reumatico, che come è stato ricordato, è venuto questa settimana, vorremmo e stiamo riunendo i principali attori del sistema intorno a un tavolo di lavoro regionale con l'apporto di problem practice nazionali. Quella che stiamo facendo oggi con il focus in Regione Lombardia è una delle prime esperienze che vorremmo ripetere per quanto riguarda la reumatologia stessa. La prossima. Le reti reumatologiche saranno il punto fondamentale di un salto di qualità nel trattamento di questi pazienti. Alcune regioni, Veneto, la Puglia, la Lombardia, hanno normato e hanno un indice di programmazione, di implementazione e di attuazione della rete reumatologica nel 2021, che tra l'altro fa parte all'interno del Piano Nazionale della Cronicità tra le reti auspicate di formazione per la gestione ottimale della cronicità, quindi come la rete cardiovascolare, neuroscienza, oncologica, ematologica, nefrologica, endocrino-diabetologica, la rete reumatologica e anche la rete di udito. La prossima. In tutto questo, naturalmente, la revisione, perché stiamo focalizzando sulla Regione Lombardia, la legge 23, è importante e credo che bisogna, come dire, porre massima attenzione a quello che sarà una revisione e l'impiego anche dei soldi per il futuro, per due motivi fondamentali. Il primo motivo è che questi soldi, che sono per lo più debito, sono soldi dati dall'Europa per la Next Generation UE, cioè per i nostri figli e i nostri nipoti, che dovranno perlomeno usufruire dello stesso servizio sanitario nazionale di cui fino adesso noi abbiamo usufruito, se non un servizio ancora migliore, magari coinvolgendoli anche i giovani, perché insomma dovremmo smettere forse anche con certo paternalismo, nel senso che visto che riguarderà spesso anche il loro futuro e il futuro dell'attività lavorativa sarà quella che permetterà di mantenere in attività le patologie croniche, quindi in questo senso una bassa natalità in questo paese è un grosso problema, per cui a mio giudizio l'immigrazione è una risorsa e non è un problema, come dicono ormai i grandi studi, come per esempio Eurostat nel 2021, però questo processo legge 23 deve essere il più lineare possibile e deve, come dire, semplificare le azioni e andare a rivedere quello che non ha funzionato. Io credo che sia un grande esempio di intelligenza politica, dire ci abbiamo provato, alcune idee potevano essere buone, ma abbiamo visto che questa cosa non ha funzionato, quindi cerchiamo di cambiare. Ripeto, per non buttare via, come ho detto prima, il bambino all'acqua sporca, si finisce per complicare tutte le procedure. E questa volta la Regione Lombardia sulla medicina territoriale deve, certamente non parte da zero perché vi sono grandi esperienze di attività nel territorio lombardo, ma deve in qualche maniera impegnarsi fino in fondo per dare una sicurezza nei prossimi 20 anni di una medicina territoriale finalmente funzionante. Il 22 luglio del 21 la vicepresidente Moratti e il presidente Fontana quindi hanno presentato la revisione della nuova riforma sanitaria. La Lombardia è la prima regione d'Italia a introdurre una legge sanitaria che incarna il concetto di One Health,
che forma la posizione tutela della salute a 360 gradi, un po' quello che si diceva prima, dove proprio il distretto dovrebbe essere il centro, perché era già nato nel 1978 proprio per questo. Tra i punti focali della riforma troviamo l'innovazione organizzativa e gestionale in relazione all'evoluzione dei bisogni dei cittadini, potenziando anche multidisciplinarità, interdisciplinarità, medicina generale e implementando offerte di prossimità. È prevista l'istituzione di un forum permanente con l'associazione di volontariato ospedaliere, che mi risulta vengono in qualche modo sentite in audizione, dovrebbero completare l'audizione per novembre o comunque entro fino a anno. La bozza di riforma sulla quale si può ancora lavorare, sulla presa in carico delle cronicità, però merita, come dire, una riflessione molto attenta e molto puntuale, perché la regione Lombardia potrebbe rappresentare in questo senso un momento di importante benchmark anche per tutte le altre regioni, per regioni che sono più organizzate per ciò che riguarda la medicina territoriale storicamente, ma forse magari un po' meno organizzate per quanto riguarda l'offerta ospedaliera, perché ricordiamo sempre che 480 milioni di mobilità attiva nei confronti della Lombardia colloca Lombardia come la regione che ha i migliori ospedali d'Italia e tra i migliori in Europa. La prossima, e credo di non ce ne sono più, ho concluso, quindi ecco i vari aspetti che ho cercato di elencare sono oggetti attualmente di discussione, che va dalla sicurezza del paziente reumatologico per quanto riguarda le vaccinazioni, dall'attenzione particolare della malattia reumatologica con la diagnosi più precoce possibile, perché l'impatto economico di una diagnosi precoce, non precoce, nei confronti del paziente e anche del mondo del lavoro è significativo. Questi pazienti devono poter continuare a lavorare e essere inseriti nel mondo del lavoro e quindi devono essere seguiti con meticolosità durante il loro percorso. Ed infine bisogna arrivare ad una rete reumatologica che si incarni, come detto prima, all'interno di una legge 23 che deve essere la più lineare, la più funzionale possibile. Io mi taccio e vi ringrazio di avermi ascoltato. Vai Clara, procedi. Grazie mille Claudio, grazie mille davvero. Io darei subito la parola a Maria Grazia Pisu, presidente Aloma Rodivici, l'Associazione Lombarda dei Malati Reumatici, che mi ha aiutato proprio personalmente a organizzare questo talk webinar, a mettere intorno a questo tavolo virtuale oggi questi importantissimi professionisti che sono presenti, e vorrei sapere un po' il tuo punto di vista sulle grandi tematiche che abbiamo messo sul tavolo e se mi aiuti anche poi nella moderazione, nelle domande da porre appunto al parterre di relatori. Allora, io intanto ringrazio Cultore Sanità e Clara per aver accolto la nostra proposta. Era il minimo che potessimo dare una mano e collaborare, perché questo era il nostro obiettivo fondamentale. Noi parliamo di rete da una vita. Ringrazio chi ha partecipato, ha parlato prima di me, l'onorevole Bologna, Carlo Borghetti e il dottor Zanon. Quello che volevo dire è che tra le nostre malattie reumatologiche ci sono anche patologie rare e per questo motivo appunto c'è la signora Carla Garbagnati, che è la presidente del GIMS, che ha creato una rete che diciamo che forse non è una rete sul territorio con gli ambulatori come vorremmo noi, però la rete che ha creato Carla Garbagnati è una rete fondamentale per curare una patologia rara e complessa come la sclerodermia, e tutte le nostre patologie dovrebbero avere la possibilità di avere questo tipo di assistenza. Io spero davvero che questa cosa che noi chiediamo da tempo possa davvero essere messa in pratica, perché quello che vediamo scritto è il nostro sogno da sempre. Vorremmo veramente riuscire a dare, prima il dottor Zanon parlava dei giovani, io mi sono ammalata a 21 anni, ma vorrei tanto che chi si ammala da adesso in poi abbia un futuro migliore di quello che abbiamo potuto avere noi. Per assurdo ci sono delle caratteristiche che quando mi sono ammalata io erano migliori di adesso, perché io dico sempre si stava meglio quando si stava peggio, perché c'erano delle organizzazioni virtuose, però purtroppo per buona volontà di alcuni medici. Ma questa è una cosa che deve diventare proprio istituzionale
Per questo noi veramente vorremmo che la Regione Lombardia ci aiutasse ad essere curati in modo corretto. Grazie mille Maria Grazia. Allora, se sei d'accordo, io darei la parola al professor Sinigaglia per affrontare, diciamo, la tematica 360 gradi su cui abbiamo posto il focus oggi, e cioè la terza dose del vaccino anti-Covid. Tra l'altro stanno arrivando anche delle domande dal pubblico, sia in chat che su Facebook, su questo, e quindi se insieme al professore possiamo fare un po' di chiarezza. Allora, grazie della domanda. Io qui rappresento un po' la posizione della Società Italiana di Reumatologia, che sta proprio preordinando un comunicato riguardante la terza dose. Ora, sulla terza dose c'è stata, devo dire, un pochino di confusione anche in questi ultimi tempi, rispetto a quanto dice il Ministero della Sanità da una parte e a quanto leggiamo sui giornali dall'altra. La confusione nasce dal fatto che ci sono due tipi di terze dosi. C'è quella che si chiama dose addizionale, che è la dose che fa parte del primo ciclo terapeutico e che deve essere fatta e può essere fatta almeno 28 giorni dopo l'ultima somministrazione vaccinale. Però né il Ministero né le fonti scientifiche ci dicono qual è il termine di questo periodo, cioè qual è la finestra. Sappiamo che possiamo fare la dose addizionale 28 giorni almeno dopo la dose precedente. La seconda modalità di terza dose è la cosiddetta dose booster, invece, che deve essere fatta invece almeno sei mesi dopo l'ultimo richiamo vaccinale. Ora, io credo che la dose addizionale, cioè la terza dose rapida, precoce, a ridosso immediato dalla ultima vaccinazione, possa e debba essere fatta soltanto in determinate categorie di pazienti che assumono dei farmaci potenzialmente immunodepressori, potentemente immunodepressori. Mentre per quanto riguarda la dose booster, la posizione della Società Italiana di Reumatologia è quella di invitare tutti i pazienti reumatologici a sottoporsi a questa terza somministrazione. E AIFA ha congedato recentemente una circolare in cui elenca tutti i farmaci che possono essere in qualche modo coinvolti in questo tipo di operazione. E tra i farmaci che vengono menzionati da AIFA ci sono praticamente tutti i farmaci che la stragrande maggioranza dei pazienti reumatologici utilizza. Per cui io credo che la dose booster, anche per rispondere alla domanda che prima è arrivata e ho visto in chat, io credo che la dose booster vada fatta, sia da incoraggiare in tutti i pazienti che assumono farmaci potenzialmente interferenti con il sistema immunitario, quindi il metotrexate, i farmaci biologici, i farmaci immunosoppressori in generale, ma debba essere fatta, come dice il Ministero della Sanità, almeno sei mesi dopo l'ultimo richiamo vaccinale. Questa è la posizione della Società Italiana di Reumatologia e io credo che quindi si possa chiaramente dire che la terza dose in questi pazienti è indicata, ma con queste modalità. Riguardo alla domanda che poneva Zanon sulla utilità del test sierologico, io credo che la comunità scientifica abbia rispetto a questa ipotesi ancora moltissime perplessità e probabilmente non c'è un'utilità vera a fare un test sierologico per decidere la strategia vaccinale, anche perché con il test sierologico noi andiamo a evidenziare degli anticorpi e di fatto non sappiamo se questi sono veramente gli anticorpi che ci proteggono dall'infezione. L'antinfluenzale, per finire, l'antinfluenzale, voi sapete che l'influenza l'anno scorso ha avuto un crollo dal punto di vista epidemiologico in funzione delle misure protettive che venivano assunte attraverso per la pandemia da Covid. Io immagino che anche quest'anno l'influenza sarà poco incidente, tuttavia la politica della
vaccinazione anti-influenzale è quella di riservarla a popolazioni a rischio. Quindi le popolazioni a rischio anche all'interno della comunità di pazienti reumatologici devono fare l'anti-influenzale. Poi si può discutere su quali sono effettivamente i pazienti a rischio, soprattutto i pazienti che hanno importanti comorbidità cardiologiche, vascolari e polmonari. Grazie mille professore, grazie mille davvero, torneremo comunque da lei magari per rispondere ad altre domande che arrivano comunque nel corso della discussione. E per ragioni di esigenze di tempo ci tenevo a dare la parola al dottor Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della FIMGE, perché ha una visione sia a livello nazionale che comunque a livello lombardo delle diverse realtà della medicina generale. Quindi anche sulle tematiche di cui si è discusso, se della riforma sanitaria lombarda, che è appunto la terza dose del vaccino anti-Covid, volevo sapere il suo punto di vista. E deve accendere l'audio, il microfono. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto, prima di tutto, complimenti al professor Sanigaglia. Sono assolutamente d'accordo con tutte le cose che ha detto. Io, tra l'altro, oggi ho fatto un 4 ore al nostro centro vaccinale, dove sono stato aggredito da un soggetto che, avendo un sierologico un pochettino mosso, pretendeva l'esenzione. Abbiamo dovuto chiamare anche i carabinieri perché mi stava mettendo le mani addosso, e le dirò che in questi ultimi tempi lavorare nei centri vaccinali non è proprio una passeggiata, perché quelli che ancora non si sono vaccinati sono quelli più dubbiosi, alcuni sono proprio quelli più agguerriti da questo punto di vista. Quindi sul discorso dell'addizionale del booster, ok, non ho niente da aggiungere. Tra l'altro sono d'accordo sul problema del sierologici, e purtroppo io farei anche una critica ad alcuni colleghi che in televisione, nei talk show, non fanno altro che diffondere anche disinformazione. Questa non è assolutamente una buona cosa. Però poi ho sentito sia l'intervento di Borghetti che di Claudio Zanon. Cioè, Claudio Zanon praticamente ha fatto i titoli della Treccani della riforma della medicina territoriale, nel senso che a questo punto bisognerebbe parlare 4 giorni delle cose che ha detto. Quindi nel mio piccolo io vorrei fare qualche osservazione, no? A partire prima di tutto dalla situazione della vaccinazione sul livello nazionale. Noi abbiamo dovuto rimarcare come in moltissime regioni i medici di famiglia non sono stati coinvolti, pur avendo loro dato la disponibilità nell'eseguire la vaccinazione. E sempre facendo riferimento anche alla rappresentante dei pazienti reumatologici, con disappunto abbiamo visto che in molti hub vaccinali gestiti dagli ospedali purtroppo c'erano colleghi specialisti che erano lì a vaccinare, e indubbiamente questo ha comportato un allungamento delle liste d'attesa, perché questi pazienti, questi colleghi, invece che fare la loro attività specialistica, erano lì a fare un lavoro che per definizione è un lavoro che appartiene alle cure primarie. Questa cosa in Lombardia, questa cosa in Emilia Romagna, questa cosa nel Veneto, questa cosa anche in altre realtà magari un pochettino più disastrate dal punto di vista organizzativo, dove ho sentito che in alcune regioni addirittura hanno assunto centinaia di psicologi e di una serie di figure professionali, probabilmente avevano tanti soldi da spendere. Per cui, ritornando al discorso delle siringhe di una volta, quando si parlava dei costi standard dei tempi del ministro Sacconi, sia in alcuni posti un inoculo è costato 35 euro, in altri posti un inoculo è costato 300 euro, e la cosa non è che ci abbia riempito di gioia, soprattutto dove un coinvolgimento della medicina di famiglia non c'è stato. E qui, anche ritornando al discorso di Borghetti, tutti dicono di non essere d'accordo con un impatto, diciamo, ideologico nell'affrontare la medicina del territorio. Tra l'altro, volevo dire che noi come medici di famiglia, adesso qui ritorno un po' alla mia anima lombarda, fra i,
gli hub vaccinali gestiti tutti dalla medicina di famiglia e le linee vaccinali gestite dalle cooperative dei medici di famiglia negli hub vaccinali, abbiamo fatto almeno 2 milioni di inoculi, per cui in questa regione la nostra parte l'abbiamo fatto. Però si parla di portare i medici di famiglia alla dipendenza, farli diventare dei pubblici impiegati, si parla dei distretti come una sorta di panacea alle carenze della sanità territoriale. E qui però vi dico, io mi sono preso la polmonite alla fine del gennaio del 2020, quando ancora non si sapeva cosa fosse sta roba, e vi assicuro che io lavoro vicino a Bergamo ed ero stato proprio qualche giorno prima a fare avevamo una riunione con i medici di famiglia di quella in realtà della Val Seriana. L'area geografica che è stata colpita, mica è stata Lombardia. Cioè, l'area geografica che è stata colpita, perché il virus non mi pare che guardi i confini delle carte geografiche, è stata Bergamo, è stato Brescia, è stato Lodi, è stato Cremona ed è stato Piacenza. Se si vanno a vedere i numeri di Piacenza, sono numeri che sono vicini ai numeri di Bergamo, ma sono lontanissimi ai numeri di Novara e ai numeri di Varese. E comunque, al di là di quello, indubbiamente, come diceva sia Borghetti che Zanon, mentre questa è una regione che ha privilegiato, diciamo, la parte dell'ospedale ad alta intensità di cura, si stanno mettendo in atto degli aggiustamenti per vedere come fare a migliorare la situazione sul territorio. E qui si rischia veramente di fare degli investimenti sull'hardware e poi nel momento in cui abbiamo l'hardware non sappiamo neanche cosa farci. Faccio un esempio. Nella legge finanziaria del 2019 il ministro Speranza ha stanziato 235 milioni di euro per permettere ai medici di famiglia di avere a disposizione degli strumenti di diagnostica. Ora, queste risorse non sono mai arrivate, pur essendo state allocate ed approvate, ma non per difficoltà del ministro, che comunque ha fatto uno sforzo e bisogna dargliene atto, ma perché non è sufficiente mettere a disposizione il ferro, non è sufficiente mettere a disposizione l'hardware. Io nel momento in cui nel mio studio ho uno spirometro, nel momento in cui nel mio studio ho un elettrocardiografo, cosa ci faccio? Lo faccio a tutti quelli che entrano, lo fanno solo ad alcuni, lo faccio? La risposta ce l'abbiamo. È lo stesso discorso delle case di comunità. Qui l'hardware cambia, non è più il ferro dello strumento diagnostico, è il cemento. Cioè, noi sappiamo cosa fare con i muri, ma all'interno di questi muri cosa ci facciamo? Diciamo, il modello organizzativo che noi dobbiamo porci anche nel momento in cui parliamo di gestione della patologia cronica, parliamo di presa in carico, si parla di distretti sociosanitari, si parla di integrazione in ospedale territorio, integrazione fra medici specialisti e medici di medicina generale. Il problema non penso sia tanto quello di andare a costruire modelli rigidi. Io mi ricordo, e Borghetti probabilmente non si ricorda perché quando in quel periodo io lavoravo già come medico, lui probabilmente andava alla scuola materna, cioè i calzoni corti, prima della legge 31 gli ospedali erano inseriti nelle, si chiamavano USL, unità sociosanitarie locali, no? E mi ricordo quella parte di, salvo alcune realtà importanti come potevano essere il Niguardo, comunque che ne so, il BEST, piuttosto che non gli seguì i tumori, ed erano ospedali, diciamo, di, come posso dire, di prossimità, sono quegli ospedali che facevano un servizio per quella popolazione, non avevano un servizio che andava a tutta la popolazione nazionale. E chi veniva messo di solito a capo anche della struttura territoriale che faceva riferimento a quel territorio? Era sempre un primario ospedaliero, magari uno di quelli meno amati,
si usa un termine così non particolarmente gradevole, di quelli che comunque venivano piazzati lì. Io mi ricordo nella mia USL addirittura, allora non c'era la provincia di Monza, era ancora Milano, addirittura ci avevano messo un primario anestesista, no? Che si occupava della medicina territoriale. Il problema è questo, a mio parere bisogna veramente pensare in modo differente, lasciare perdere dei modelli troppo, troppo rigidi. Sì, non so se Borghetti è ancora in linea. Borghetti, io ho parlato con il mio collega di Napoli. Sì, ti durante, sento, ti sento. Sì, durante l'epidemia di Covid, i distretti hanno fatto come le sedi dell'INPS e dell'INAE, no? Sai cosa hanno fatto? Hanno preso le chiavi e li hanno chiusi. Per cui poi hanno fatto i numeri verdi in tutte le realtà nazionali, No, e tu chiamavi il numero verde giustamente era sempre occupato perché c'era un assalto terrificante. Per cui, a mio parere, bisognerebbe partire. Intanto, e qui non sto facendo propaganda per la mia federazione, perché ognuno ha le sue colpe, tutti hanno le proprie colpe e bisogna cercare di, se ci crediamo ancora, che la medicina territoriale serve ancora per curare la gente, no? Non serve per fare carriera in alcune situazioni. Sto parlando anche di noi, quindi anche un'autocritica. Ma perché nel momento in cui parliamo di presa in carico della patologia cronica non andiamo a vedere le realtà che in tutti i territori hanno messo, si chiamano best practice, no? Quindi le realtà che hanno dato una risposta in questi termini. Io ho ancora un ben presente quel documento dell'Agenas diretto da Domenico Mantovan, che è stato il direttore generale della sanità del Veneto, che tra l'altro ha un ottimo rapporto in questo momento con l'Emilia Romagna, no? Perché si parla di questo ticket Veneto e Emilia Romagna che stanno diventando regioni leader nel promuovere le magnifiche sorti e progressive della sanità territoriale, dove si dice peste e corna di tutto quello che è successo nella nostra realtà regionale, salvo che nelle ultime tre pagine, dove ci sono delle diapositive che dicono dove il modello promosso dai medici di medicina generale di presa in carico dei pazienti cronici è stato messo in atto e purtroppo ha coinvolto solamente 300.000 persone, i pazienti che sono stati seguiti in quella modalità e sono anche pazienti cronici come pazienti reumatici hanno avuto una riduzione significativa di ricoveri ospedalieri, una riduzione significativa di accessi al pronto soccorso. Allora io direi di partire da lì. Non diciamo dipendenza, distretto sociosanitario, pianta organica, pubblico impiego, ma andiamo a vedere le cose che hanno funzionato e cerchiamo di farci dei moduli e vedere se possiamo in qualche modo riproporli. Lo stesso discorso è quando Claudio Zannon parlava di ATS e di ASST, perché è vero che nell'acronimo ASST non è ospedale, ma è azienda sociosanitaria territoriale, quindi dovrebbe avere una parte che riguarda il territorio e una parte che riguarda l'ospedale. Però è così già da adesso. E andate solamente, per esempio, a vedere in queste SST in questo momento la parte che riguarda il territorio e in modo particolare l'assistenza domiciliare integrata, vedrete che c'è di solito una delle stanze più brutte, è una delle realtà un pochettino più trascurate, perché giustamente chi dirige l'ospedale ha la testa sull'ospedale, è un'altra cosa. Allora, o troviamo dei meccanismi di comunicazione, ma ognuno deve fare il suo pezzo. E in questo momento pensare che... Scusate, so che non è d'uso in queste... Corti, io guarda che sono d'accordo, prima non ho parlato mai di dipendenza, dicevo o dentro o fuori casa comunità. Ah ecco, no, ci tenevo a dirtelo. No, ma non era mica, lo so che adesso c'è questo... C'è no, questo, perché la politica è divisa, ecco, però volevo che fosse chiaro il mio pensiero. Signor Renzo, mi inserisco anch'io, scusami. Scusate, se faccio... L'unica cosa che però chiedo, avendo fatto per 30 anni l'ospedaliero in ospedali pubblici, di non definire i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale dei pubblici impiegati. Perché i medici ospedalieri che hanno contribuito anche a salvare forse qualche vita nella loro storia non sono pubblici impiegati, sono gente che comunque lavora nel Servizio Sanitario Nazionale,
su cui la dipendenza non è che ha dato così fastidio, non è quello il problema vostro, sono anch'io. No, certo, no, però io sto dicendo, no, che, no, allora tutti non gli sono... altri che sono dipendenti siano, no, capito? No, non mi sono, non mi sono spiegato, io ho parlato di pubblico impiego perché in questi ultimi tempi si sente la voce che dovremmo diventare nel pubblico impiego, tra l'altro non succederà, tra l'altro Claudio tu hai lavorato in un ospedale di tipo, non era un accreditato, giusto? Quindi era un accreditato, quindi una struttura... No, 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 ma io prima ero alle Molinette, ero il classico ospedale, poi il più grande ospedale d'Italia pubblico, per cui insomma... Sì, ma, dire, ma allora... Ma 30 anni, però insomma, ecco... Allora, chapeau nei confronti dei colleghi ospedalieri, so quello che hanno fatto. Io quando ho detto che sono andati nei centri vaccinali è mica per dire che hanno smesso di fare, è che loro hanno avuto l'ordine di servizio e non hanno potuto esprimere, come invece ho potuto esprimere io, un'autonomia nella mia professione, hanno dovuto dire sì e hanno dovuto legare l'asino dove gliel'ha detto il loro padrone, in questo senso, che poi abbiano fatto i miracoli. Perché io so che se il contratto di lavoro dei colleghi ospedalieri 38 ore, ce ne sono molti che ne lavorano 60, e magari non gli viene neanche riconosciuto, ma per l'amor di Dio, la mia polemica non era mica, anzi, io penso che forse un briciolo di autonomia professionale anche i colleghi che in questo momento hanno un rapporto di lavoro dipendente dovrebbero recuperarle. No, per dire che molte volte l'area del pubblico impiego viene considerato dalla politica, non senz'altro da Borghetti, perché visto le cose che ha detto, un qualcosa dove io do gli ordini di servizio e questi qua li eseguono, perché questi qui sono i miei dipendenti, io parlo e loro la cosa la devono eseguire, in quel senso, per cui no, non voleva essere, anzi, io penso che se siamo riusciti a fare determinate cose in alcune realtà è proprio perché siamo riusciti a stabilire una relazione purtroppo personale, ma personale non solo con alcuni medici ospedalieri, ma probabilmente anche alcuni medici ospedalieri con alcuni medici di famiglia, perché mica tutti siamo uguali e mica tutti hanno fatto le stesse cose, quindi non era assolutamente una critica nei confronti della ok. L'ultima cosa, quando si parla di presa in carico del paziente reumatologico, indubbiamente prima di tutto bisogna fare una grossa opera sul discorso della prevenzione, perché queste sono malattie che nel momento in cui si beccano alla prima insorgenza probabilmente hanno migliore chance di essere trattati nel migliore dei modi. E poi l'altra situazione è quella che riguarda veramente, a parte sulla casa di comunità. Allora, il problema, io penso che ci possano andare anche i medici di famiglia lì, alcuni, in alcune situazioni particolari. Faccio un esempio, ma la realtà dove abito io è una realtà molto diffusa in tutto il paese. Io abito a distanza di 7 chilometri da un paese che è Trezzo d'Adda, dove molto probabilmente faranno una casa di comunità. Non è pensabile che io vada a Trezzo d'Adda e poi tutti i miei pazienti anziani prendano il pullman e vadano lì per fare. Allora ci saranno alcune realtà dove ci saranno dei medici di famiglia dentro e poi una serie di realtà, diciamo, di ambulatorio periferico dove ci sarà la possibilità comunque di stabilire delle relazioni di collaborazione, di comunicazione e di trasmissione di informazioni. C'è il problema del digital. Noi abbiamo avuto un'esperienza dall'aprile del 2020, in Lombardia sono tre le organizzazioni che sono riuscite a fare queste cose, abbiamo messo a punto una centrale di telemonitoraggio domiciliare per quanto riguardava i pazienti Covid che erano comunque sentiti tutti i giorni, almeno due volte al giorno e secondo dei parametri che erano fissati dal medico di famiglia, un esempio, saturimetria sempre sopra i 93, temperatura sempre sotto i 37,5, quando queste cose, la saturimetria andava sotto, la temperatura andava sopra, il centro servizi nostro chiamava il medico di famiglia che interveniva sulla situazione. Questo serviva soprattutto, uno, a fare in modo che i pazienti si sentissero non abbandonati e due, alleggerire anche lo studio del medico di famiglia dalle telefonate, perché sinceramente io adesso sono qui in studio, veramente abbiamo 200-300 tutti i giorni e molte volte la gente trova sempre occupato, come trova occupato purtroppo i numeri verdi dei distretti, i numeri verdi delle ASL, i numeri verdi delle regioni, i numeri verdi del servizio sanitario regionale. L'altra cosa riguarda tutto lo sviluppo della presa in carico della patologia cronica. Direi alla
rappresentante dei pazienti reumatici, adesso abbiamo la possibilità in regione di inserire nel piano assistenziale individuale, senza che la regione ci abbia dato l'indicazione che quel paziente deve essere seguito in quel modo, in un piano assistenziale individuale, dove si decide, e qui bisognerà fare formazione indubbiamente in collaborazione con le società scientifiche dei pazienti, dei colleghi specialisti, per vedere cosa si debba fare. Faccio un esempio molto molto banale. Da poco parlavo con il mio collega in studio di questo problema dell'orticaria cronica. L'orticaria cronica mi dicono essere una malattia che ha un 1% di prevalenza. Noi lavoriamo come medici famiglia sulla prevalenza, no? Giusto? Perché i nostri pazienti non sono 1500 malati, sono quelle 1500 persone che abitano intorno al nostro ambulatorio. Io in teoria ho 1600 assistiti, dovrei averne 16 di questi pazienti, ma in effetti non ce li ho ben presenti. Qualora dovessi riuscire ad identificarli tutti anche con l'aiuto di una, si chiamano red flags mi pare, no? Delle bandierine rosse che ci dicono: guarda che se questo paziente è venuto da te più di una volta con questo tipo di sintomo, probabilmente potrebbe avere questa cosa, quindi fai questi esami, chiedi una consulenza specialistica, vediamo cosa possiamo fare. Su questa cosa gli strumenti li abbiamo a disposizione, e veramente ecco, o andiamo in questa direzione, però direi di lasciar perdere quelle ricette predefinite, dove è sufficiente fare distretto, è sufficiente assumerli, è sufficiente mandarli tutti nella casa della salute. Anche qui adesso noi diciamo che non è più possibile lavorare in uno studio medico se non abbiamo a disposizione perlomeno una segretaria, un'infermiera, del personale sanitario, visto che poi gli infermieri non ce ne sono più, comunque un qualcuno che mastichi di una professione sanitaria. Ma oggettivamente questa è una cosa molto, 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 molto difficile. Tenete conto che solo nella nostra regione il 70% dei medici non può avere a disposizione un'infermiera e il 50% non può avere a disposizione un collaboratore di studio. Ed è per questo che se si è stati in grado di finanziare con un'operazione che poi non ha dato risultati assolutamente insignificanti, la possibilità di mettere a disposizione dei pazienti, dei medici di famiglia, degli strumenti diagnostici, se si riuscisse veramente a mettere a disposizione del personale gli studi medici, ma anche qui non l'hardware, perché nel momento in cui io ho l'infermiera, nel momento in cui ho la segretaria, vabbè, però cosa ci faccio fare? E qui un problema importante veramente, bisogna trasformare quella che è la nostra relazione, qui l'autocritica la faccio a me stesso, non la faccio ai colleghi specialisti, per cui se un medico di famiglia deve fare certe cose, devi prendere in carico la patologia cronica, devi fare l'assistenza domiciliare, devi fare le vaccinazioni, non è più possibile avere una convenzione, un contratto di lavoro che dice: io le vaccinazioni le faccio se c'ho voglia e se non c'ho voglia non le faccio, io l'assistenza domiciliare la faccio se c'ho voglia e se non ho voglia non la faccio. E non è che se mi assumono mi cambiano, capito? Però c'è un momento importante, penso, che è quello di ripensare la sanità territoriale, e noi ci siamo. Ecco, adesso su questo percorso della legge 23, io penso tutti sanno che comunque sarà un percorso che si chiuderà alla fine dell'anno, perché poi dal gennaio dell'anno prossimo inizierà fondamentalmente la campagna elettorale, no? E per cui in campagna elettorale magari si dicono cose che servono giustamente ad aumentare il consenso piuttosto che non a fare le cose. Però niente, noi ci siamo qua a disposizione. Grazie mille, Fiorenzo. Scusa Clara, io volevo fare una domanda poi a tutti, ma ancora a Fiorenzo Corti e Carlo Borghetti prima che vanno via, poi naturalmente tutti gli altri. Allora, bellissimo intervento Fiorenzo, credo che questa apertura che voi fate sia un'apertura estremamente importante, un'apertura intelligente. Tu dici: partiamo dalle cose già fatte e da quelle che sono le cose concrete che potremmo fare. Allora, su quello noi ci siamo. Sono d'accordo anch'io che non è il problema la dipendenza, l'indipendenza, cose di questo genere. Non sta lì, sta come tu metti in piedi il meccanismo della medicina territoriale. Però la domanda che faccio a tutte e due, ma santo cielo, ma una bella ASL come c'era prima,
che funzionava, con un bel distretto sociosanitario che va comunque ricostruito, perché non è che non funziona solo in Lombardia, non funziona in molte altre regioni, cioè in realtà non è mai decollato, in cui i medici di medicina generale fanno parte della governance del distretto, sono attori principali, e le aziende ospedaliere grosse che stanno fuori ma in relazione con questo e quelle medio piccole inserite nell'altro, non possiamo fare sta roba qua invece di fare la SST che si fanno cura di quello e la TS e il distretto, cioè, a me sembra che i percorsi complessi, se vengono linearizzati, sono più semplici da gestire e anche vedere la partecipazione. Cioè, se no diventa una questione ideologica politica anche quello. Siccome ho fatto la legge 23, non posso sputarci sopra, se no faccio una brutta figura politica. No, anche lì è un segno di intelligenza dire non ha funzionato, va bene, rivediamo cosa possiamo fare. Questa era un po' la cosa che ci ponevamo tutti. Lascerei parlare Borghetti. Cioè. Credo che sia in macchina il dottor Borghetti, quindi se vuole iniziare... Purtroppo il movimento, vi chiedo scusa, può ripetere la domanda? Scusate, ma ero in movimento e ho dovuto fare delle manovre, chiedo scusa. No, Borghetti, ma non possiamo tornare alle ASL col proprio distretto, che in realtà non è che non ha solo funzionato, non è mai partito in Lombardia, ma anche in altre regioni dove c'è di fatto, non è che ha funzionato benissimo. Con la governance, la partecipazione alla governance della medicina generale articolata nelle cose che siamo dette nelle case comunità, cioè Fiorenza ha fatto una bellissima apertura, sì, con le grandi aziende ospedaliere fuori, quelle medio piccole, cioè dobbiamo linearizzare e semplificare il percorso, non fare casino. Noi siamo perfettamente d'accordo, quando adesso mi tocca parlare ovviamente di una parte, cioè della mia parte che pure rappresento come consigliere regionale, e la mia parte è quella del gruppo di minoranza del PD, la nostra proposta è basata proprio sul ripristino delle ASL. Noi crediamo, io condivido il giudizio che è stato dato prima di confusione nella governance che si viene a creare con l'ennesima riforma qua che è stata portata in giunta dall'assessore Moratti, perché è stato detto bene prima. Cioè alla fine ci saranno gli ospedali che dovranno dirigere le case della comunità. Ora nel mio primo intervento io ho voluto guardare il lato positivo della medaglia, il fatto che si prevedono queste case della comunità, il fatto che finalmente torna al distretto, che comunque secondo noi è un'articolazione fondamentale, non a caso prevista dalla normativa nazionale. Però queste le novità tra virgolette che arrivano nel sistema lombardo, visto che non si tocca questo sistema di governance ATS-SST, rischiano di entrare in un sistema dal punto di vista della linea di comando molto confusionale. Saranno comunque gli ospedali che comandano sulle case della comunità e sugli ospedali di comunità. Formalmente c'è scritto nella proposta di legge che le case della comunità dipendono dal distretto, ci sarà un direttore di distretto, ma che dovrà rispondere al direttore sociosanitario della SST, il quale risponde al direttore generale. Quindi dove si parla di autonomia funzionale gestionale nella legge, a noi viene da dire che così non è, perché ciascuno dovrà rispondere a un livello di comando superiore, un po' in un sistema di matriosche. Pronto, mi sentite? Sì. Sì, la sentiamo. In un sistema di matriosche che non ha nulla sulla carta di efficiente. Quindi per noi davvero sarebbe stato più semplice tornare a un sistema duale, da una parte le ASL, da un'altra parte le aziende ospedaliere. Peraltro la stessa proposta dell'assessore Moratti per la città di Milano prevede entro 2 anni la costituzione delle aziende ospedaliere e rimanda a un successivo momento la valutazione di costituire aziende ospedaliere anche nel resto del territorio lombardo. E io ho ricevuto telefonate da altri, non vi dico quali perché dico il peccato ma non il peccatore, da altre province lombarde, da importanti ospedali che mi hanno chiesto: scusate, ma adesso noi ci faranno gestire le case della comunità per 1 anno, 2 anni, poi magari tra 3 anni diventeremo azienda ospedaliera e dovremo lasciare le case della comunità. Anche questo è un elemento di non chiarezza, o se volete, la dico in positivo, di non sufficiente coraggio in una riforma che da subito dovrebbe dire le cose che si vogliono fare in maniera chiara e con una scelta di campo. Cioè, qui si stanno rifacendo le aziende ospedaliere a Milano e provincia. A Milano sostanzialmente tutti sanno che parliamo del Niguarda, non so se parliamo anche del Sacco, perché la cosa certa è il Niguarda, poi sulle altre
ipotesi, io purtroppo non ho notizie certe, però si dice poi magari facciamo un'azienda ospedaliera anche a Bergamo, poi la facciamo anche a Brescia, allora decidiamolo subito. Se si torna all'azienda ospedaliera si deve tornare per tutta la regione, anche perché a questi gli stiamo dicendo di fare delle cose, a quelli che stanno a Bergamo, a Brescia, che poi se diventano azienda ospedaliera non dovranno più farle. Quindi sono assolutamente d'accordo con l'idea che il ritorno, come prevede la normativa nazionale, a un sistema da una parte di ASL e d'altra parte di aziende ospedaliere aiuterebbe a recepire meglio le novità che grazie al recovery plan arrivano anche in Lombardia. E ho paura che poi, se no, queste case della comunità diventeranno, come dire, dipendenti dalle sorti dei direttori generali, sostanzialmente degli ospedali da cui dipenderanno. Ecco, un gioco di parole, però, ecco, altro che autonomia. E ripeto, lo dico ancora se c'è Corti, io mi sono fatto in questi anni in Commissione Sanità che il tema del ruolo dei medici di famiglia e l'incastro anche con queste nuove strutture, chiamiamole così, delle case di comunità, non è il tipo di contratto che loro hanno da rispettare, ma è la modalità di lavoro che secondo me non può dipendere dal tipo di contratto che si vuole mettere in piedi d'intesa o non si vuole mettere insieme. Ecco, cioè, le AFT, la medicina di gruppo, sono state le modalità di lavoro più, la dico così, più coordinato, più efficace che in questi anni si è cercato di mettere in piedi. Io non credo che si sono andate più o meno bene, è dipeso dal fatto che non siano dipendenti i medici di famiglia dal sistema. Ecco, io questo torto ai medici di famiglia non lo voglio fare, ecco. E quindi, siccome non credo che si possa continuamente dire rivoluzione, 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 poi dopo non si fa niente, piuttosto che gridare rivoluzione è meglio mettersi in piedi al tavolo e fare qualche passo avanti, ecco, la dico così. Grazie mille, dottor Borghetti. Dottor Corti, se vuole dare una ultima risposta breve. Vabbè, l'ultima risposta. No, perché so comunque che esigenze di... Sì, ma comunque, allora, non vorrei che però uscisse da questa discussione il fatto che in Lombardia i medici di famiglia, la sanità territoriale non funziona, mentre nelle altre regioni, visto che ci sono le ASL, è tutto perfetto. Allora, sappiate che non è così, questo è un contesto tutto lombardo, questo dove stiamo ragionando, almeno in maggioranza, in maggior parte penso. E vedo che anche dove ci sono le ASL, dove ci sono i distretti, c'è la necessità di fare qualcosa di diverso. Non so se Zanon, Claudio, è ancora in... Sono qua, sono d'accordo. Ok, no, ma ti spiego perché. Perché tornare come prima della legge 31, quando c'erano le ASL, il problema è che è cambiato il mondo. Perché allora, io sono un giovane medico di 40 anni fa, che io ho cominciato a lavorare 40 anni fa, 42 anni fa, e allora il medico di famiglia, ok, veniva chiamato quando il bambino aveva la febbre, non c'era il pediatra, ok, quando la persona aveva la febbre, aveva la tosse, e dice. I pazienti cronici ce n'erano pochissimi, perché quando avevano un tumore, quando avevano un infarto, quando avevano un ictus, quando avevano una patologia importante, o c'era Domine Dio che gli dava una mano, o altrimenti se ne andavano. Quando, per cui, negli studi medici, quando una persona arrivava, aveva 60-62 anni, era considerato un vecchio. Adesso, con i progressi della medicina, dei farmaci, della diagnostica, indubbiamente, e si è affollato la nostra rete di pazienti, di persone che hanno bisogno, che hanno malattie che una volta venivano chiamate inguaribili, no? Addirittura incurabili, perdon. Ma adesso si possono curare e moriranno probabilmente a 90 anni con quella malattia, ma non per quella malattia, perché adesso gli strumenti ci sono. Allora, l'idea di lavorare ancora nello stesso modo come quello di 40 anni fa non è più così. Vi faccio un esempio. Esiste per esempio una grande differenza fra quello che è il ruolo del medico di famiglia in una struttura in un'area metropolitana rispetto ad un'area
diciamo, o montana piuttosto che non che nella pianura. Voi se chiedete a un cittadino che abita in un paesino nella provincia di Mantova o di Bergamo rispetto a un cittadino che abita in Piazzale Loreto e gli chiedete: tu conosci il tuo medico di famiglia, il tuo medico di famiglia cosa fa? È un altro lavoro, no? Perché soprattutto nell'area metropolitana c'è un'offerta di servizi che è terribile, e molte volte addirittura alcuni colleghi sono relegati a trascrivere prescrizioni che sono dovute tra l'altro a soggetti che sono stati in via libero professionale contattati, colleghi dico, dai pazienti. Per cui bisogna rivedere veramente tutto, perché questa cosa, Claudio, parte dal fatto che molto probabilmente la realtà quotidiana della medicina generale non è conosciuta. Nel senso, bisognerebbe vedere cosa le 200. Io parlavo settimana scorsa, eravamo a un congresso e c'era una ragazza simpaticissima che veniva dall'Abruzzo. Mi ha detto: Fiorenzo, sai, io in Abruzzo stavo in un paesino, quando chiamavano io ero contenta, perché o perché si tagliavano la testa o perché avevano una fibrillazione o perché facevano fatica a respirare, io andavo, li visitavo ed ero soddisfatta. Adesso faccio la guardia medica qui in provincia di Milano. Il sabato sono aperto e hanno bisogno, uno, il certificato per l'impiegata della S lunga che vuole il certificato, e vogliono l'antibiotico perché sono stati dal dentista. Alla fine mi sembra di essere lì a fare carta, perché nel momento in cui uno gli manca il fiato, c'ha un problema importante, cosa fa? Prende, chiama 118 nel pronto soccorso. Quindi c'è da rivedere e poi anche rimodulare a seconda della realtà geografica dove si opera. Una cosa importantissima è quella del digital e delle piattaforme di telemonitoraggio, dove i pazienti veramente hanno le informazioni, vanno fatte girare. E poi un'altra cosa ti dico, e questo per rispetto proprio dei colleghi che lavorano in ospedale, io molte volte mi arrabbio perché, come stamattina, praticamente ho buttato via mezz'ora del mio tempo a fare dei certificati, perché il medico del pronto soccorso per una persona che era stato punto da una vespa, no? Non aveva tempo di fare il certificato. Allora io capisco questo collega che poi magari aveva persone in ambulanza che dovevano essere visitate per un problema serio, e molto probabilmente questo tipo di attività poteva essere fatta anche da un collaboratore, da un amministrativo che lavora nella struttura del pronto soccorso. Niente, invece sono venuti da me. E questo è il problema, che molte volte io dico sempre che i soldi che danno a me nel momento in cui faccio l'impiegato me ne danno troppi. Io vorrei essere pagato per fare il medico, perché se alla fine per 4 ore della mia giornata sono lì a riempire cartaccia, vuol dire che è uno spreco di risorse pubbliche, perché io dovrei fare un altro mestiere. Su questa cosa qua, non per contestare l'uno o l'altro, ma bisogna veramente sedersi intorno al tavolo e cercare di trovare la soluzione. Grazie mille dottor Corti, grazie mille davvero. Io passerei subito la parola a Silvia Tonolo, alla quale chiedo scusa e so che ha un'emergenza anche lei che ci deve lasciare. Allora, presidente ANMAR, cioè l'Associazione Nazionale Malati Reumatici, è stata una settimana importante, c'è stata la giornata mondiale del malato reumatologico. Io mi sono appuntata a molte parole chiave che sono uscite dai discorsi dei precedenti relatori, ma vorrei sentire quali sono i suoi topic e i suoi punti di vista di questa settimana e anche di tutto l'anno, ovviamente. Grazie. Intanto ringrazio Maria Grazia Pisu per l'invito alla padrona di casa di oggi. E devo dire che è stata una e saluto naturalmente tutti gli altri, anche il dottor Sinigaglia che da un po' non vedo e anche il dottor Corti e tutti gli altri. E devo dire che le parole chiave, secondo me, ma credo sia una ventina d'anni che le diciamo queste parole chiave, e sono diagnosi precoce, presa in carico e qualità di vita. Direi che sono tre cardini su cui noi ci muoviamo. L'ultimo anno e mezzo ci ha visto abbastanza provati da questa situazione, diciamo, di Covid, e devo dire che il medico di medicina generale è stato il nostro riferimento per questo anno e mezzo. Mi dispiace solo che viene poco coinvolto nelle nostre patologie, e questa secondo me è una mancanza. Ancora prima della rete bisognerebbe fare, come dire, una condivisione di quello che vive il paziente
quando ha la diagnosi di una patologia reumatologica, anche perché non sono pazienti in età avanzata, ma sono spesso pazienti in età lavorativa e che hanno bisogno, come dire, di un supporto anche dal punto di vista delle certificazioni. E quindi perché non coinvolgerlo? E perché non coinvolgerlo anche nella diagnosi? Io adesso sto portando avanti un progetto, spero di avere i dati, grazie poi naturalmente al supporto di FIMG e a SIR per avermi dato anche l'aiuto, di aver fatto all'interno del loro portale delle red flags per poter inviare quanto prima il paziente all'interno dell'ambulatorio reumatologico, perché purtroppo le patologie reumatologiche sono difficili da diagnosticare e spesso e volentieri il paziente continua anche per anni. Abbiamo sentito addirittura 7 anni per una spondilite anchilosante, sembrano eterni, ma soprattutto per chi li vive, per cui la diagnosi precoce. La presa in carico, beh, l'avete detta più volte dall'inizio di questo evento, la presa in carico dovrebbe essere un momento di condivisione sia tra gli specialisti, col medico di medicina generale. I pazienti reumatologici, lo sappiamo, sono pazienti difficili, sono pazienti anche che hanno delle comorbidità, per cui è evidente che la sinergia tra tutti gli attori deve essere fondamentale, proprio perché la presa in carico deve essere fatta in maniera capillare. Infine, qualità di vita. Qualità di vita, beh, certo, l'abbiamo vista nell'ultimo anno, insomma, la qualità di vita decisamente si è abbassata per una serie di motivazioni, forse perché nelle regioni il piano nazionale delle cronicità non è mai stato implementato, cosa che noi dal 2017 continuavamo a, come dire, battere all'interno delle regioni per far capire che l'implementazione di questo piano poteva in qualche modo aiutare il territorio, poteva aiutare la presa in carico dei pazienti, poteva aiutare i caregiver, poteva aiutare gli specialisti, poteva aiutare i medici di medicina generale. E questo, secondo me, è il coinvolgimento di tutte le persone che ruotano intorno al paziente. Quando parlano di paziente al centro, ma il paziente al centro non lo è nel momento in cui perde i pezzi per la strada. Per cui, come diceva prima Maria Grazia, quando una persona a 21 anni scopre di avere una sua, come dire, una patologia così impattante, è un paziente da prendere a 360 gradi. Per cui la qualità di vita, anche in termini, diciamo, di fattore psicologico, di depressione, di una serie di motivazioni. E quando viene a mancare anche per noi associazioni pazienti un trade union con le istituzioni, perché prese da altre motivazioni, è evidente che noi ci sentiamo in qualche modo abbandonati. Ho sentito con molto piacere le spiegazioni del professor Sinigaglia sulla vaccinazione e spero che a breve di avere questo documento, perché noi associazioni riceviamo, come dire, bombardate di richieste riguardo alle vaccinazioni, che credo sia l'argomento più sentito in questo momento, soprattutto perché si parla anche di vaccinazione antinfluenzale, per cui molti chiedono se può essere fatta in combinata. Poi anche qui le regioni vanno un po' per conto loro. Prima il professor Sinigaglia parlava della dose seconda, cioè scusate, della dose aggiuntiva piuttosto che la dose booster, eccetera. Io per esempio qui in Veneto sono stata chiamata, ho fatto la dose il 21 maggio e mi hanno chiamato il 22 di settembre, ma mi hanno chiamato loro. Per cui voglio dire, con quale criterio non si capisce, nessuno aveva ancora dato delle definizioni sulle fragilità, per cui qui, come dire, c'è un modo di agire che secondo me è un po' dispersivo, ed è dispersivo anche in termini di sostenibilità, perché è evidente che noi perdiamo fiato a dare delle informazioni che riceviamo dalla nostra società scientifica. Dall'altra, noi non riusciamo a interloquire con le istituzioni per dire: guardate, cercate di usare tutti lo stesso metodo, perché altrimenti quelli che stanno in Sicilia hanno la vaccinazione a 3 mesi, quelli che stanno a Milano ce l'hanno a 6, quelli che stanno in Veneto a 4. Non si capisce come mai, come dire, utilizzano anche in questo frangente metodi e modi diversi. Io credo, per esempio, ho visto per esempio che dei governatori addirittura
parlano come degli immunologi, dei reumatologi, delle persone che si occupano, cioè questi dicono ma sì, fatevi tutto, no, vaccinazione anti-influenzale, vaccinazione, senza però rendersi conto che la voce importante e univoca è quella che è più trasparente ed è quella che incute meno paura ai pazienti. Noi dobbiamo fare un lavoro insieme, in condivisione, istituzione, specialisti, medico di medicina generale, associazioni pazienti, perché altrimenti ognuno va per conto suo. E anche questa rete, perché voi oggi parlate della Lombardia, io mi sono un po' allargata a tutta Italia perché io rappresento anche altre associazioni italiane, per cui mi piacerebbe che si partisse proprio da questo evento che Maria Grazia ha voluto, proprio in un momento anche in ricordo dei nostri malati reumatici, ma anche dei malati rari con Carla, e quindi che fosse, come dire, un input anche a voi di Motore Sanità di fare quella informazione che serve ai nostri pazienti, soprattutto da qui a dicembre, che è il momento, diciamo, clou per la vaccinazione antinfluenzale, perché come vedete anche delle domande che continuano ad arrivare, che io vedo nella chat, le domande non sono tanto riferite al fatto se nasce la ASL di distretto, se nasce, ma tutte domande molto semplici che il paziente vive quotidianamente, per cui noi dobbiamo andare lì. Le lotte intestine fra specialisti, fra medici, fra noi associazioni, creano solo una grande confusione. E quindi il fatto che per esempio qualcuno chieda al professor Sinigaglia mix vaccino anti-influenzale e anti-covid, queste sono le domande che dobbiamo affrontare, e credo che questo sia, come dire, un evento che possa dare il via a voi di Motore Sanità e a noi associazioni e alla SIR piuttosto che alla FIMG di essere insieme per poter, come dire, incanalare questo argomento così difficile per noi, perché se accendiamo la televisione forse su Rai 1 c'è qualche immunologo dell'ultima ora, anzi neanche immunologo, non saprei definirli, comunque quelli che vanno in televisione, che in qualche modo fanno la loro piazzata giornaliera, e noi intanto poi dobbiamo ricevere nel nostro numero verde pazienti feroci o impauriti che devono avere una, come dire, un attimo di supporto anche psicologico, perché non dimentichiamoci che abbiamo bisogno anche di quello. Grazie. Sì, noi cogliamo molto, Silvia, quello che tu hai detto, e lo faremo, lo porteremo avanti. E come sai, le sfide ci piacciono, noi siamo un ente terzo che vuole mettere insieme tutti gli attori del sistema per cercare. Ecco, ma proprio nell'ottica non solo di discutere di governance, che era comunque uno dei temi della legge 23 che ci sono stati chiesti, ma proprio nell'ottica di quelli che sono gli stanziamenti o miglior trattamento del malato reumatologico. Chiedo a voi e al professor Sinigaglia, ma una delle cose in cui si lamentano in Veneto è che non ci sono posti letto dedicati alla reumatologia negli ospedali, no? Ecco, e arrivano 10 miliardi per la realizzazione anche di una parte della rete ospedaliera, oltre che 10 miliardi. Ecco, non possiamo in qualche maniera almeno concentrare in alcune situazioni di aziende ospedaliere dando posti letto per trattare queste malattie che sono molto complicate, che non è l'artrite reumatoide, sono le malattie reumatologiche tutto piano, multidisciplinare. Questo è un po' il discorso. Io rispondo dal punto di vista dell'associazione pazienti, poi il professor Sinigaglia risponderà per lui e anche per la Lombardia stessa. Allora, in Veneto è vero, non ci sono posti letto. Io ricordo all'unità operativa complessa di Venezia, San Giovanni e Paolo, ricordavo 20 posti letto fino a una decina di anni fa. A Padova, che è, diciamo, una dei due hub individuati nella rete reumatologica, ci sono penso 8 posti letto scarsi, ma all'interno della, diciamo, quella che viene chiamata come gruppo di patologie che afferiscono in una reparto unico, e quindi quelli che vengono mandati anche dal pronto soccorso, quindi può capitarti la polmonite come può capitarti il lupus, quindi voglio dire il pronto soccorso invia in questo reparto. Poi naturalmente ci sono anche i reumatologi dell'ospedale di Padova. Io credo che invece la rete reumatologica, come era stata definita all'inizio
dalle associazioni pazienti insieme ai reumatologi veneti e all'assessore Coletto all'epoca, era definita con due hub che avessero dei posti letto dedicati proprio anche per la ricerca e anche per la cura e la presa in carico di pazienti difficili che venivano inviati dagli SPOC territoriali, che spesso sono o ambulatori, diciamo, nel territorio, anche di sumaisti, o anche appoggiati alla medicina interna di ospedali tipo quello di San Donà piuttosto che di San Bonifacio o altri posti, quindi tipo anche Rovigo, e quindi, come dire, una struttura fatta a piramide in cui si parte dalle due basi che sono i due hub Verona e Padova per poi salire. In realtà il posto letto per il paziente reumatologico nel territorio puzza un po' di bruciato, nel senso che forse non viene preso in carico come si crede. Ci sono da implementare gli ambulatori, che secondo me invece questo è fondamentale. Gli ambulatori infusionali, gli ambulatori integrati, quelli con l'infermiera dedicata, con i medici specialisti, perché allora sì, lì bisogna fare un lavoro di prendere i reumatologi. Io adesso so che per esempio a Rieti, faccio l'esempio di Rieti perché sto seguendo un progetto lì, per esempio devono trovare due reumatologi a breve, ma valli a trovare tu. Cioè il problema è che non abbiamo specialisti, per esempio in questo caso, o molto probabilmente alcuni non vogliono spostarsi, io questo non lo so, però è anche evidente che c'è una difficoltà la rete veneta, e lo sa lei, dottor Zanon, io l'ho sempre molto criticata, nel senso che mi va bene fino a un certo punto, ma non deve rimanere sulla carta. Io ho delle situazioni veramente difficili qua in Veneto, quindi mi piace che parlino di regione virtuosa, ma il virtuosismo è anche quando dalla parte istituzionale si ascoltano le associazioni pazienti che a volte urlano, ma non urlano per rompere le scatole, urlano perché recepiscono da chi vive la patologia nel territorio, come dire, i bisogni e le necessità che ci sono realmente. La rete reumatologica veneta era prevista in un certo modo e secondo me per essere virtuosa deve essere messa così com'è nella carta, in cui ci sono tutte le persone, la parte piramidale, così era prevista. Quella della regione Lombardia la conosco molto poco nella carta, perché mi pare che l'abbiano abbozzata, mi pare d'aver capito. Però è anche vero che le associazioni pazienti hanno sicuramente un ruolo predominante all'interno delle istituzioni, devono averlo, perché sono quelle che portano le difficoltà che insieme si devono superare. Questo è. Grazie mille davvero. Grazie. Allora, se il professor Sinigaglia è d'accordo, io vorrei far parlare la dottoressa Garbagnati, che non ha ancora avuto modo di parlare, anche chiedo scusa per colpa mia che non le ho ancora dato la parola. Maria Grazia Pisu, se ce la può presentare. Allora, Carla è ormai un'amica, ci conosciamo da una vita, e lei ha fatto su tutto il territorio italiano degli ambulatori, degli ospedali, ha creato questa rete che è fondamentale per la patologia di cui lei si occupa, che è la sclerodermia. A me piacerebbe tanto che le istituzioni, prima di mettersi a organizzare le cose, possano coinvolgere anche noi, perché ad esempio il lavoro che ha fatto Carla per la sclerodermia avrebbe potuto essere traslato sulle regioni, su alcune regioni. Lei ovviamente come associazione ha fatto quello che poteva, non è che poteva, so che in Lombardia ne ha aperti diversi di centri di questo genere per la sclerodermia, però non è sempre l'associazione che si deve occupare di queste cose. Quindi se le istituzioni, a me viene in mente la presa in carico del paziente cronico in Lombardia, è partita e ci avevano detto che ci volevano 4-5 anni per riuscire a metterla in pratica, ma altro che 4-5 anni, cioè qui veramente hanno fatto tutto, organizzano, spendono una marea di soldi, ma poi di concreto non si riesce a fare niente. Prima si deve cercare di capire come ci si vuole organizzare, come adesso per le case di comunità. Cioè le case di comunità è la stessa cosa, dove sono gli specialisti per poter
andare a riempire queste case di comunità. Adesso lascio parlare Carla però. Grazie a tutti e grazie Maria Grazia per avermi voluto qui e soprattutto per dare la voce a una patologia di pazienti reumatici, ma che è rara, la sclerosi sistemica. Un grazie, mi sembra che sia andata via però, all'onorevole Bologna, perché è stata proprio l'altro giorno e le disposizioni per la cura delle malattie rare, quella legge è passata in Senato e ci riguarda da vicino. Ha parlato Grazia di un progetto che GILS ha messo in piedi, non l'ha messo in piedi da solo, l'ha messo in piedi creando questa rete multidisciplinare con i reumatologi, i direttori generali, i clinici, i medici e i medici di medicina generale. Proprio perché? Perché siamo partiti dalla legge 23, che non era mai stata applicata in Regione Lombardia, e abbiamo detto cosa possiamo fare per capire se dei pazienti, se noi la possiamo applicare, e abbiamo creato uno scleronet, che vuol dire sclerosi sistemica in rete, con degli ospedali, Niguarda, Policlinico, Legnano, Humanitas, San Raffaele, dove tutti possono curare il paziente su tutto di questa patologia, ma qualcuno può è specializzato in qualcosa in più. E quindi il paziente non è mio o è tuo, il paziente gira, va dove può essere visto e avere una diagnosi precoce, viene mandato anche dal medico di medicina generale, poi va in quella struttura che gli fa la diagnosi e la cura e poi lo rimanda dove è curato o lo tiene in carica se è grave. Parliamo per esempio, abbiamo parlato prima e mi rifaccio a quello che dice il professor Sinigaglia, che io stimo tantissimo, veramente l'ho sempre apprezzato tantissimo, e si è parlato, e qui veniamo anche al Covid, di quei pazienti fragili. I pazienti fragili, il Covid abbiamo visto che prende i polmoni, prende anche, noi abbiamo tanti pazienti, ma ragazzi tu lo sai, con l'ipertensione polmonare. Beh, allora per esempio abbiamo creato questa rete e abbiamo, io oggi ero proprio al Policlinico per dire cosa abbiamo intenzione di fare, che abbiamo una marea di dati, facciamo un registro, allarghiamo anche gli ospedali, abbiamo una rete con una marea di dati di pazienti con fibrosi polmonare che hanno fatto il cateterismo al cuore destro in dei hospital, li abbiamo registrati tutti che vengono da Legnano, dall'Umanese e da altre parti, e se li mettiamo sul tavolo possono essere un centro anche di ricerca formidabile per fare al meglio il paziente. E poi abbiamo che questi pazienti fragili, immunodepressi, che devono essere assolutamente coperti dalla terza dose anche per gli effetti sui polmoni e non solo, vanno protetti, come avete detto voi e l'ha detto la nostra, la mia amica Silvia Tonolo, a 360 gradi, facendo scudo anche con tutti quei farmaci che sono stati approvati e disponibili per la cura della patologia. Noi ci ritroviamo in una cosa assurda, mi spiace non ci sia l'onorevole Bologna, ma è già stata presentata al Parlamento ieri una mozione che abbiamo chiesto di un'interpellanza, perché c'è un farmaco dell'EMA dove tanti pazienti stanno sperimentando, non dico solo in Lombardia, in tutta Italia, e i medici chiamano perché l'AIFA non lo rimborsa più, e abbiamo pazienti in cura con questo farmaco che non possono spendere 5.000 euro al mese per prenderlo. Questa è interruzione di terapia, quindi è follia pura, rifacendoci a noi. Questa sperimentazione che abbiamo fatto, Maria Grazia, è perché la nostra idea e l'idea dell'associazione, di quella rete reumatologica che tu dici, noi vogliamo delle certezze dei fatti per poterla declinare sul territorio. Questi pazienti fanno le infusioni di Iloprost, i talassemici che le facevano la sonda con la telemedicina l'hanno potuta fare a casa. Cosa chiediamo noi e tutti? Dove si può sperimentare? Prima magari nello stesso ospedale dei device che ti controllino quando tu fai la tua terapia, ecco, e quindi ti monitorano la pressione e tutto quanto, dopodiché tu
vai sul tuo territorio, a questo punto i politici sono loro che devono decidere l'ATS o le case di comunità, ma si sbrighino, perché noi siamo stufi, ammalati, di aspettare e di non dare delle certezze. Noi vogliamo una rete che sia sul territorio, accanto ad un paziente che non debba farsi 100 km per venirsi a fare le infusioni, che sia collegata col suo medico di medicina generale, che abbia quello che dice la Silvia, una rete con una piattaforma dove ci sia il medico di medicina e gli specialisti che collaborino fra di loro. Quindi il paziente viene curato vicino a casa, però se c'è bisogno immediatamente arriva allo specialista, reumatologo, immunologo, cardiologo, quello che è il reumatologo. Vogliamo queste certezze e ci batteremo, e se noi facciamo rete fra di noi, cosa che stiamo facendo realmente bene, io sono certa, perché Maria Grazia, sono sicura che la Lombardia questa volta non può perdersi la faccia, come ci siamo attaccati e non abbiamo fatto sconti a nessuno sulla storia del Covid. Abbiamo attaccato la giunta, abbiamo attaccato tutto quello che c'era da attaccare senza guardare nessuno in faccia, perché è stato scandaloso che degli ospedali siano stati ridotti a chiudere tutti gli ambulatori e i nostri pazienti non potevano andare da nessuna parte. Adesso si sono riaperti poco per volta e c'è l'assoluta necessità col PNR di assumere, di prendere e di gestire fuori, ma di raccordarsi e creare questa rete. Quindi io penso che sia essenziale, diceva Maria Grazia, chiudo, sì, abbiamo creato anche una rete di queste scleroderma unit, ne abbiamo 12 in tutta Italia, l'ultima si è aperta ad Ancona col professor Moroncini l'altro giorno. Cosa succede? Abbiamo creato delle reti, ci si raduna e naturalmente si cerca di collaborare insieme e di avere gli stessi criteri per curare il paziente nella sua complessità. Grazie. Grazie a lei, assolutamente la ringrazio per essere stata qua con noi. Io darei la parola al professor Sinigaglia per rispondere alle innumerevoli domande che sono arrivate dal pubblico. Come diceva anche la dottoressa Tonolo, sulla buona informazione, perché poi alla fine i pazienti vanno sul concreto e quindi stanno chiedendo proprio informazioni concrete, e anche quelle che sono arrivate da parte degli altri interlocutori al tavolo. E grazie. Devo io guardare le domande o me le fa lei? Le guardo io? Sì, no, allora diciamo, io gliele leggo. La principale, più ripetuta assolutamente, è cosa ne pensa del mix vaccino anti-influenzale, vaccino anti-Covid, terza dose per gli autoimmuni. Diciamo che questa è la domanda più ripetuta. Allora, come in tante altre questioni relative al problema del Covid, diciamo che non abbiamo dati, però non esistono delle controindicazioni ragionevoli al fatto di fare la vaccinazione combinata. Quindi io credo che la vaccinazione combinata possa essere fatta, non ci sono ragionevoli motivazioni per inibire questo tipo di prassi, anche se naturalmente non abbiamo dei dati scientifici relativi a una vaccinazione combinata, però non ci sono motivi per pensare che questo possa in qualche modo determinare delle conseguenze negative. Attenzione, perché comunque la vaccinazione è pur sempre una stimolazione policlonale del sistema immunitario, quindi di questo dobbiamo tenere conto. E noi reumatologi sappiamo perfettamente che molti pazienti che facevano la vaccinazione antinfluenzale qualche piccola complicanza reumatologica potevano averla, e così è vero anche per la vaccinazione anti-Covid. La vaccinazione anti-Covid in qualche paziente può determinare qualche risposta un pochino più vivace, ma si tratta di fenomeni assolutamente intercorrenti che nel giro di poco tempo si estinguono e dei quali non bisogna avere grosso timore. Per cui anche la vaccinazione combinata può essere una modalità percorribile.
Grazie mille, professore. Allora, professore, scusi, chiedevo io, rispetto alla domanda che ho fatto anche agli altri, ci vogliono posti letto dedicati agli ospedali, in quale ospedale per la reumatologia, o comunque i malati reumatologici complessi, complicati, possono essere dispersi all'interno di un ospedale dal momento che arrivano al pronto soccorso o in altre situazioni? Beh, assolutamente no, i malati reumatologici non devono essere dispersi, ci vogliono dei letti dedicati. Tenete conto che oggi anche le modalità di approccio terapeutico hanno amplificato molto il lavoro ambulatoriale. Sono d'accordo con Silvia Tonolo, cioè noi dobbiamo creare dei centri che siano molto vivaci dal punto di vista delle possibilità di smaltire le prestazioni ambulatoriali o i centri infusionali dove poi è necessario infondere dei pazienti e che si debbano fermare in ospedale o nel presidio dedicato anche per qualche ora. Poi ci sono i pazienti più severi che invece hanno bisogno di letti assolutamente dedicati dal punto di vista reumatologico, e da questo punto di vista questa nazione è ancora una volta una nazione che funziona come una scacchiera. Ci sono delle regioni che sono particolarmente fortunate ed attrezzate come la Lombardia, e ci sono delle regioni in cui i presidi reumatologici sono assolutamente, assolutamente marginali e assolutamente insufficienti a sostenere la richiesta. Quindi una pianificazione nazionale, ma questo della pianificazione nazionale è ancora una volta un problema enorme, perché ha ragione Silvia Tonolo a dire che le regioni vanno avanti per conto loro, è vero. Cioè anche su questa campagna vaccinale ci sono delle regioni che chiamano dopo 2 mesi un paziente o dopo 3 mesi un paziente che invece deve essere portato a fare una vaccinazione 6 mesi dopo l'ultimo richiamo. Cioè ognuno va un po' secondo la sua direzione e senza una guida nazionale. E questa mancanza di guida nazionale noi la soffriamo anche in altri campi, per esempio nella politica dell'utilizzo dei farmaci biosimilari rispetto agli originators, nella gestione della terapia con i farmaci biologici. Ogni regione fa storia a sé. Questo è veramente un fenomeno che dal punto di vista della gestione della sanità in questo paese è assolutamente deleterio, secondo me, perché l'assenza di una pianificazione nazionale è una delle grandi piaghe dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria in Italia. Io credo che bisogna riprendere un cammino in cui ci sia almeno una opera di coordinamento a livello nazionale su quelle che sono le questioni più importanti. Grazie mille, professore. Io volevo leggere un commento che è arrivato su Facebook. Tra l'altro non ho detto i numeri durante questo webinar, ma attualmente ci sono 274 persone che ci seguono su Facebook e circa 70 su Zoom, quindi veramente molto seguito e sentito. Sono molti commenti, ma uno in particolare mi ha, diciamo, accolto la mia attenzione. Simonetta Ferrero scrive: più medici reumatologici su tutti i territori e formazione agli altri specialisti e medici di medicina generale su patologie reumatologiche. Ad esempio, un ortopedico può accorgersi che c'è un'anomalia che presuppone l'artrite. I fragili hanno grande difficoltà a farsi riconoscere tali sui luoghi di lavoro, in particolare chi lavora nel pubblico ed è più esposto al Covid. Direi che è un messaggio molto importante. Certamente sì, se vuole un'ulteriore postilla, certamente sì. Quello di per esempio, io quando sentivo parlare della riforma sanitaria lombarda, mi manca qualche elemento, perché è vero che bisogna dire apriamo ambulatori qualificati, ma poi dentro questi ambulatori qualificati dobbiamo mettere dei medici qualificati, dobbiamo mettere degli infermieri qualificati, dobbiamo mettere dei fisioterapisti qualificati. Cioè dentro questi ambulatori qualificati dobbiamo qualificare il personale. Beh, io faccio fatica, se leggo il testo della riforma sanitaria lombarda, a trovare 2 parole su quello che è il problema dell'aggiornamento dei medici e del personale sanitario in generale. Questo è un problema cruciale, perché guardate che il problema principale di dissipazione delle risorse sanitarie è il ritardo diagnostico. Cioè solo gli esami inutili che vengono fatti prima di arrivare a una diagnosi definitiva. Questa è la vera dissipazione delle risorse sanitarie.
Questa è la vera spesa sanitaria, gli errori e i ritardi diagnostici. Se noi non combattiamo una battaglia contro questo tipo di problema, non arriveremo mai né a una sanità che sia effettivamente finalizzata, né a un risparmio anche dal punto di vista sanitario. Grazie mille, professore. Maria Grazia, lei cosa ne pensa? Il dottor Sinigaglia sa che con me sfonda una porta aperta. Abbiamo provato a lavorare insieme anche su questa riforma, abbiamo scritto quello che ne pensavamo, stiamo facendo un emendamento insieme a tutte le altre associazioni della Lombardia con le quali noi collaboriamo, ma speriamo di essere ascoltati, perché noi veramente siamo stanchi di parole, basta. Perché parlava ad esempio prima Corti e stava parlando anche della preparazione dei medici di base. Io mi ricordo in regione, ancora quando c'era il direttore il dottor Lucchina, avevamo fatto un documento che obbligava i medici di base a fare i corsi di preparazione, ma sono passati 15 anni e qualcuno mi ha detto, il professor Montecuco mi ricordo, mi ha detto sì, ce l'abbiamo sulla carta e adesso metterlo in pratica. Io l'altro giorno sono andata a un corso per medici di base, il medico che l'ha organizzata mi ha detto mi piange il cuore, io mi sono stufata, perché io organizzo queste cose e i medici di base non sono mai presenti. Quindi la nostra difficoltà è anche quella, come diceva il dottor Sinigaglia, di avere gli specialisti preparati, ma sulle nostre patologie, se io vado da un medico qualsiasi, da uno specialista qualsiasi, gli dico che ho un LES, questo mi guarda con l'aria stralunata, non sa da che parte iniziare. Cioè, noi non ci sentiamo sicuri così. Come dicevo prima, fanno la presa in carico, ma se non preparano prima come deve essere organizzato, è inutile che partono i progetti, perché buttano via soldi. Come diceva il dottor Sinigaglia, se in questa casa della comunità non ci mettono dentro un contenuto che sia concreto, a cosa serve? A buttare via soldi e basta. Claudio Zanon, vuoi fare l'ultimo giro di tavolo con le domande conclusive? Abbiamo una decina di minuti. Io intanto credo che quello che vada superato, l'ha detto Maria Grazia Piso adesso, ma anche il professor Sinigaglia, Silvia Tonolo e Carla Garbagnati. Allora, quello che va superato è che la sanità in questo momento ha la necessità di non essere un campo di battaglia politica, di contrapposizione politica, nel senso che uno dice vabbè, non devo buttare via alcune cose perché l'ho fatta io, stiamo andando incontro alle elezioni, per cui devo dimostrare che la legge 23 in parte ha funzionato, l'altro invece dice no, non ha funzionato completamente. Cioè, voglio dire, ci deve essere un accordo che vada al di là di quella che è la contenzioso politico. Sappiamo che questa è una chimera, perché in realtà non sarà così, ma non vorremmo che tutto si trasformasse in un problema, no, di difesa di Moloch, semplicemente perché uno appartiene al centro-destra, l'altro appartiene al centro-sinistra. Non è questo il problema. Il problema, come avete detto tutti voi, è di partire dalla necessità del paziente. Allora, cosa necessita un paziente oggi ammalato di una delle malattie reumatiche? Ma vi dico che noi che ci occupiamo spesso di patologie varie, soprattutto anche di patologie croniche, quello che vale per voi vale per il paziente diabetico, vale per tantissimi, per lo scompensato cardiaco e così via, insomma, è abbastanza comune e diffuso questo. Poi ognuno ha le proprie peculiarità, ma ecco, allora, qual è la necessità? Cosa deve essere introdotto all'interno dei casi di comunità perché non rimangano le casette del Monopoli costruite, l'ennesima, no, cattedrale nel deserto con soldi buttati via? Come si possono, come dire, implementarle, come dire, progressivamente, tenendo conto che mancano 60.000 infermieri in questo paese, che abbiamo fatto una programmazione della specialistica assolutamente indegna negli ultimi decenni, per cui mancano gli specialisti, adesso stiamo cercando di recuperare, ma se io mi comincio a mettere in reumatologia un medico di specialità, oggi devono passare 5 anni prima che abbia un reumatologo fatto, per cui insomma questa roba deve essere progressiva. Allora, quali dispositivi medici? Questa storia della telemedicina, che finora è rimasta
a livello di, più che altro, come dire, di esperienze locali, no? Come possiamo metterlo a sistema, quale tariffazione diamo, insomma tutte queste cose qua sono un lento e continuo processo che deve andare di là a quella che è la contrapposizione ideologica di governance, ma deve vedere quelle che sono le necessità dei pazienti. Io credo che se non si parte da questo, vabbè, insomma, l'ATS le potremmo chiamare Pippo, la SST, io continuo a ribadire che gli ospedali che nascono paracuti non capisco perché devono gestire la cronicità del territorio, è la prima, unica esperienza mai vista in nessun'altra parte, ma per carità, può essere anche questa. Intanto è fallita in ogni caso, perché io che ho governato, ho codiretto due ospedali in Lombardia, vi dico che questa roba qua ha fallito, perché io dall'ospedale il rapporto con il territorio non ce l'avevo, non esisteva. L'unico rapporto che c'era era la terapia palliativa che noi facevamo per l'incarico prima dell'ASO, poi si chiamava ATS, eccetera, eccetera, ma abbiamo continuato a fare così da 15 anni ed è finito lì. Tutto il resto non esiste. Non vediamo i medici, non vedevamo i medici di medicina generale, non c'era nessuna presa in carico trasversale, c'era scarso il rapporto, se non a livello personale, tra i medici di famiglia e gli specialisti. Stiamo parlando di cose che non esistono, cioè almeno nella realtà che ho vissuto. Quindi come partiamo dalle esigenze e come gli diamo? Questa è il punto fondamentale, l'avete detto voi. Allora, l'ultima domanda, molto veloce perché siamo in chiusura, è: da quale esigenza del paziente partiamo e cosa bisogna fare subito per far sì di non buttare via i soldi? Questo è un po' quello che mi permetto. Chi vuole parlare per prima? Il mio tonno ha alzato la mano. Perfetto. Io credo che le regioni abbiano degli strumenti molto importanti già in mano, perché sono stati fatti in combinata tra associazioni pazienti, società scientifiche e medici di medicina generale, proprio per avere, come dire, già uno strumento da mettere in opera. E la dimostrazione sono per esempio gli scleroderma unit che fa per esempio Carla, cioè tu prendi uno strumento che è quello già fatto, convochi le associazioni, convochi gli specialisti, convochi i medici di medicina generale, gli dici: questo strumento va bene? Bene, mettiamolo in piedi. La sostenibilità economica è fatta se ascolti tutte le persone che fanno parte di questo percorso. Se tu cominci a prendere a rate e già te lo fai tu e te lo impacchetti senza considerare quello che necessita ai reumatologi, quello che necessita al paziente, quello che necessita al medico di medicina generale, gli prepari un regalo, però questo regalo non lo vuoi, la sostenibilità economica non ce l'avrai mai. È lo stesso principio dei farmaci, e non vorrei ritornarci più perché sembro logorroica su questo discorso, ma se le regioni inseriscono dei farmaci nei loro prontuari farmaceutici, però la regione Toscana adotta un metodo, la regione Sicilia ne adotta un altro, la regione Lombardia ne adotta un altro, lei capirà che noi ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo battere le porte e domandare: ma perché fate questo per fare una disgregazione regionale, per avere una diversità da pazienti A, pazienti B, pazienti C? Allora, il problema è che non avendo la possibilità di avere un unico interlocutore, ma 21 interlocutori e quindi assessori, ma dopo ci sono i tecnici e poi ci sono i vari direttori, allora o la voce è univoca, per cui tutti adottano attraverso la conferenza Stato-Regioni quelle che sono le linee guida della SIR per quanto riguarda la vaccinazione, eccetera, eccetera, o la richiesta di posti letto piuttosto che di ambulatori, di tutto quello che serve. Dall'altra, le associazioni pazienti, i bisogni insoddisfatti, le criticità che si raccolgono nel territorio, tutti intorno a un tavolo. È solo attraverso, come dire, il confronto e il raffronto si possono superare alcuni ostacoli, altrimenti ognuno andrà per conto suo e le regioni ti propinano la delibera A, la delibera C, la delibera Z, e noi siamo qui a subire una sanità che viene praticamente, loro ci dicono: tu sei un costo. Beh, insomma, ragazzi, andiamoci piano, cioè i costi forse no, sono dati da altre cose. Se penso che il Veneto aveva 21 direttori generali, 21 direttori sanitari e tutto quello che ci andava dietro, e poi Zaia ha fatto la rivisitazione della sanità e ha fatto 7 ASL di riferimento, quindi voglio dire sono esattamente un terzo, 8 va bene, ma voglio dire, i costi sono anche quelli, sono amministrativi, non sono costi per la sanità pura,
perché la sanità pura è quella che fa salute. Allora, per fare salute e per fare sostenibilità di un sistema bisogna sentire tutti quelli che, come dire, fanno parte di questo gruppo. E mi chiudo. Grazie mille, dottoressa. Allora, il professor Sinigaglia ci ha scritto scusandosi, ma deve lasciare la riunione. Grazie a tutti e saluti, ottima iniziativa. Quindi lo ringraziamo anche pubblicamente per l'apporto che ha dato a questo incontro di oggi, assieme anche a tutti voi. Maria Grazia Pisu e Carla Garbagnati. Okay, faccio un saluto io, poi lascio spazio a Carla. Grazie mille a tutti per aver partecipato. Io sono assolutamente d'accordo su quello che diceva Silvia e ribadisco che le buone pratiche non devono essere sprecate, quindi prendere sempre esempio da chi è riuscito a fare un buon lavoro invece di buttare via energie e soldi. Io spero tanto davvero, a me sono venuti i capelli bianchi ormai, e vorrei tanto che il lavoro di tutte le associazioni venga ascoltato ed abbia un frutto per il futuro, perché chi viene dopo di noi deve essere tutelato, almeno memore delle nostre esperienze. Grazie mille, lascio la parola a Carla. Io vi ringrazio davvero, non posso altro che sottolineare quanto ha detto Silvia, 21 regioni con i servizi sanitari tutti sconclusionati, tutti ci hanno veramente ci rendono folli, questi pazienti che arrivano dalla Sicilia, dalla Calabria, Lombardia. Io condivido quanto ha detto il dottor Zanon in pieno. Io ormai ho visto tante riforme, ha parlato prima del dottor Lucchina, Maria Grazia. Si andava dal dottor Lucchina, era sì sì, no no, e si viaggiava con la Lombardia. Mi ricordo sul territorio che esistevano i CREC, dove c'era già proprio la territorialità ed era una sperimentazione che era stata fatta da parte della Brianza, effettivamente si prendeva in carico il cittadino. Quindi non buttiamo via tutto quello che effettivamente c'è stato e rivisitiamo e prendiamo l'optimum e riportiamolo, e guardando, come diceva il dottor Conti, il medico di medicina, che i tempi sono cambiati e quindi si deve guardare anche alla telemedicina, venire accanto al malato, a tutto quelli che sono i rapporti telematici. Però la Lombardia aveva proprio una riforma della sanità che funzionava molto bene, bisognerebbe aggiornarla e prendere quello che di buono c'era. Ecco, questo è quanto. Claudio Zanon. Non posso che ringraziare tutti, è stato un pomeriggio interessante, molto vivace. D'altra parte, i pazienti reumatologi e le loro associazioni sono una forza, ecco, voglio dire, sono le forze di questo paese dal punto di vista associativo, per cui non posso che essere benvenuti all'interno di un dibattito che deve vederle coinvolte, come dicevate voi prima, continuativamente, perché partiamo dall'esigenza del paziente. Chi più di chi è stato paziente o li rappresenta sa quali sono le esigenze dei pazienti, perché spesse volte il resto degli cosiddetti stakeholder, perché oggi si vuole dire così, la sanità, vivono su altri mondi, al di fuori di quelle che sono le realtà oggettive delle necessità del paziente stesso. E quindi perdono forse quella che è la traccia fondamentale per poter raggiungere quegli obiettivi. Abbiamo 20 miliardi da spendere. Io ribadisco che questi 20 miliardi sono per i giovani, cioè per le nuove future generazioni, perché così sta scritto. Sono debito all'80%, devono essere sostenuti dopo, perché poi attenzione, noi facciamo gli investimenti, ma poi non è che possiamo tornare allo stanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di 3 anni fa, perché allora non è inutile che stanziamo i soldi, perché poi non possono essere sostenibili. Se facciamo quelle cose, dobbiamo assumere gli infermieri, dobbiamo assumere i medici, dobbiamo specializzarli, dobbiamo avere i dispositivi, le piattaforme per la telemedicina, i fascicoli sanitari in tutte le regioni, e quella roba lì comporta dei soldi. Credo che se c'è una cosa che in qualche maniera ci ha insegnato il Covid è che non c'è l'economia prima e poi la salute.
e che senza la salute non c'è neanche l'economia. Per cui, insomma, credo che questo sia il grande insegnamento che ci è arrivato. E quindi, come dire, bisogna avere gli stanziamenti necessari, con la appropriatezza necessaria, con le attenzioni necessarie, ma non quando io sento ripetere discorsi del tipo come erano 4 anni fa, i soldi ce li dobbiamo far bastare. La mano mi cola la pistola, scusate, nel senso che voglio dire, i soldi non bastavano. E quindi se noi vogliamo una società diversa, perché poi quello che è la società passa attraverso la visione che abbiamo della salute, cioè una società che ha valore è quella che lo si vede dal rapporto che ha nella gestione dei bambini e degli anziani. No? Perché chi non sa gestire i bambini, che non sa gestire gli anziani, è una società che non ha valore, non ha etica, non ha comportamenti appropriati. Bene, allora, su questa cosa qua noi tutti ci dobbiamo impegnare, ma in primo luogo le istituzioni, smettendo di rendere la salute una volta era fonte di finanziamenti illeciti dei partiti, adesso invece è fonte di battaglia politica che però esula da quelle che sono le vere necessità. Io credo che la giornata di oggi abbia chiarito quelle che sono le necessità, cogliamo quello che ci avete detto, che ci ha detto Silvia Tonno e tutti voi, e lo facciamo nostro per dare risposte, quindi sulla questione anche dei vaccini per quanto riguarda i pazienti fragili. Faremo delle iniziative sia di comunicazione direttamente ai cittadini, sia coinvolgendo i vari attori, e per il resto non posso che ringraziarvi della vostra disponibilità. Motore Sanità c'è sempre, ci sarà, perché il nostro obiettivo è rendere la salute un fatto reale, non solo un fatto parlato. Questo è quello che posso dire. Grazie a tutti quindi, della vostra partecipazione. Grazie buon mille pomeriggio. A tutti, è stato un grazie piacere, mille a Claudio. No? Ci tenevo a ringraziare le 273 persone che sono ancora connesse e a tutti quelli che ci hanno seguito durante questo pomeriggio di dibattito. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. We'll be right back.